Grazie Presidente. Allora, l'emendamento 12 riguarda l'articolo delle norme transitorie e finali. Allora, sicuramente con questo articolo si è voluto garantire la continuità rispetto al lavoro svolto da tutte le consulte, sia la cittadina, ma ovviamente questo varrà anche per le consulte municipali. Questo ci è stato richiesto a gran voce dalle consulte, ma anche da tutti i cittadini, devo dire, cioè questo fatto di garantire la continuità rispetto comunque a un regolamento nuovo che presenta diversi punti di discontinuità rispetto al passato. Chiaramente noi assolutamente non vogliamo svilire o non valorizzare appunto il lavoro svolto fin qui dalle consulte per i diritti delle persone con disabilità, che comunque colgo l'occasione di ringraziare per tutto il lavoro che svolgono e che hanno svolto anche rispetto a questa riforma. Quindi, per non svilire il lavoro pregresso delle consulte e garantire continuità, il presidente uscente ha la possibilità di entrare di diritto nella commissione esecutiva della propria consulta di riferimento, senza diritto di voto. L'ottica è quella di valorizzare l'esperienza passata, favorendo comunque il ricambio di ruolo. Quindi ecco, importante questa possibilità per il presidente uscente di entrare di diritto nella prima commissione esecutiva per il tempo di un anno. Questo chiaramente faciliterà il dialogo e anche appunto il passaggio di consegne. Un altro aspetto della norma transitoria, però già prevista comunque nel regolamento protocollato, è quella che di fatto gli organi dell'attuale consulta cittadina resteranno in carica fino alla costituzione dei nuovi organi della consulta cosiddetta D. Scusate, non ho ancora detto che la nuova consulta, diciamo, avrà anche una terminologia abbreviata che di fatto è consulta D e quindi tutto questo in attuazione alla disciplina contenuta nel regolamento. Grazie mille.